Ciao a tutti amici di Cuoci Cuoci, siamo oggi qui per prepararvi una tartare di tonno marinato agli agrumi e cipolla caramellata. Iniziamo subito prendendo il nostro tonno, che dobbiamo tagliarlo all'incirca 4 mm e mezzo, anche 5. Iniziamo dal filettino di tonno. Logicamente il tonno cercate di rifilarlo perché ci potrebbe essere qualche parte un po' nervosa. In questo caso lo togliamo perché lo sentiremo molto sotto i denti. Ecco qua. Ora del sale. Grattatina di pepe, aggiungiamo, questo qui è succo di lime, arancio e limone, ne inseriamo un pochino mescolando, eccoci qua. Ora che abbiamo fatto la nostra marinatura, la tartare nella sua marinatura, la copriamo con della velina e la mettiamo in frigo per circa 30 minuti. Ora procederemo per la preparazione della cipolla caramellata. Mettiamo un filo d'olio extravergine d'oliva. Abbiamo già tagliato la nostra cipolla rossa. Quando l'olio comincia a scaldarsi, comunque mettiamo un po' di zucchero di canna. Sale. Portiamo a caramellizzare lo zucchero di canna. Una volta che lo zucchero inizierà a sciogliersi, inseriamo la cipolla. Ora aggiungiamo dell'aceto balsamico. E lo porteremo a fine cottura e a ridurre. Se notate che l'aceto balsamico sia troppo denso, aggiungete un pelino di acqua. Ora che la nostra cipolla è caramellata, possiamo passare alla tartare. Ora che la nostra tartare è marinata perfettamente, andremo a impiattare il tutto. Una leggerissima pressione per ricompattare la nostra tartare. Ora aggiungiamo le nostre bucce disidratate di agrumi. Qualche pinolo. Una spolveratina di pepe. Infine il nostro olio. Se la mia ricetta vi è piaciuta, mettete un like e ci vediamo alla prossima ricetta da Gianluca. Grazie a tutti.